si è tenuta presso l'auditorium di Palazzo Ignazio Silone dell'Aquila, sede degli uffici della Giunta regionale d'Abruzzo, la conferenza stampa di avvio del dibattito pubblico sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara con riferimento ai tre lotti interessati. L'obiettivo del dibattito è stato informare e illustrare il progetto di intervento finalizzato a migliorare la mobilità collettiva, consentire l'aumento dei treni passeggeri e potenziare il traffico merci. Vogliamo annunciare che ci sarà questa azione che si chiama dibattito pubblico, che serve a informare, ad ascoltare, in modo da poter poi riportare a chi dovrà decidere tutti i suggerimenti, le obiezioni, le contestazioni che ci possono essere da parte di chiunque. Fino adesso è stato svolto un primo dibattito pubblico sulla parte, diciamo, più interna del potenziamento della linea. Adesso ci occuperemo da Pescara Centro fino a Interporto di Abruzzo, attraversando il comune di Pescara, di San Giorgio a Teatino e di Chieti. In particolare Chieti Scalo, la parte più bassa. Quindi abbiamo un territorio molto complesso perché molto urbanizzato e di conseguenza ci sono evidentemente delle difficoltà a realizzare questo raddoppio della ferrovia. In particolare il potenziamento della linea Roma-Pescara prevede importanti progetti infrastrutturali di upgrade tecnologici volti a realizzare un efficiente collegamento trasversale appenninico tra la regione Abruzzo, Roma e la direttrice adriatica, migliorando e ampliando l'offerta del servizio di trasporto ferroviario tra Lazio e Abruzzo. Un'innovazione infrastrutturale di grande valore strategico e sociale, come sottolineato dai rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alla conferenza. Ora si entra nel vivo del dibattito pubblico e si andrà a breve con un calendario che viene presentato a conclusione di questo dibattito pubblico per definire anche la parte di progetto che riguarda dall'inizio, cioè da Pescara fino a Chieti, che è un altro passaggio fondamentale ed è un segnale molto importante per lo sviluppo del territorio. Si va avanti su una ferrovia che è fondamentale, la spina dorsale dei collegamenti della nostra regione verso la capitale, e lascia anche questo ben sperare per il proseguio. Oggi RFI ci darà anche le date e i tempi per concludere. Alla presentazione del dibattito pubblico hanno partecipato anche Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, e Gian Piero Strisciuglio, amministratore delegato di RFI.